Buongiorno cari amici, che il Signore vi benedica in questa nuova giornata. Oggi apriamo la parola del Signore in Atti al capitolo 26, di cui leggeremo i versetti 22 e 23, che dicono: «Ma per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno, ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili». Cari amici, ritengo che questi due versetti contengano un messaggio fondamentale per noi che viviamo negli ultimi tempi della storia umana. Infatti, Paolo dice innanzitutto che grazie al sostegno divino ha testimoniato a grandi e piccoli. È interessante che Paolo citi anche i piccoli, che a quel tempo non avevano un'importanza sociale come d'altronde le donne, ma Paolo ha testimoniato anche ai piccoli, proprio per sottolineare l'importanza dell'insegnamento fin dalla tenera età. Anche Gesù aveva detto in Luca 8:17 che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà. Qualcuno si potrebbe chiedere che cosa hanno di speciale i bambini rispetto agli adulti che sicuramente hanno più conoscenza riguardo la fede. Ve lo spiego con un'esperienza personale che mi ha lasciata davvero senza parole. Come molti di voi sanno, ho due figli maschi. Circa 4 anni fa, il più grande andava alla scuola media e 2 volte per settimana restava a scuola fino alle 16:45. Mio marito pranzava in azienda, quindi mio figlio più piccolo ed io pranzavamo da soli. Un giorno a tavola gli dico: «Sai, Leo, oggi siamo soli a pranzo perché Nicolas è a scuola». E lui mi dice: «No», un no secco e deciso che non faceva parte del suo solito parlare. E io gli chiedo: «Ma come no? Siamo tu ed io». Lui si gira e mi dice: «No, mamma. Al nostro tavolo è seduto Gesù». In quel momento mi sono sentita davvero misera, perché non ho visto la presenza di Gesù con gli occhi della fede come quelli di un bambino, proprio come dice Gesù nel versetto di Luca. Ritornando al versetto odierno, Paolo inoltre sottolinea che si è limitato a dire cosa è successo al Cristo, tutto già anticipato dai profeti. Cosa ha comportato per l'uomo un gesto d'amore così grande? Questo è il messaggio centrale, il messaggio basilare che dobbiamo portare al nostro prossimo. Il nostro primo scopo deve essere portare le anime ai piedi della croce, perché lì troveranno il dono della vita eterna e sicuramente non resteranno deluse. Che il Signore ci aiuti a essere degli specchi della Sua luce, in modo da vincere per Gesù i cuori delle persone che ancora non lo conoscono. Amen.